casco è un oggetto sempre più legato al fenomeno moda ed è la ragione per la quale, a differenza del passato dove avevamo pochi colori, oggi arriviamo ad avere circa 30 diverse basi colori. Per una scelta aziendale 10 anni fa siamo partiti verniciando con basi ad acqua ed oggi questa decisione, questa scelta impopolare allora, ci porta ad avere notevoli vantaggi nel rispetto delle normative vigenti ambientali. La verniciatura del casco viene effettuata in modo automatico a spruzzo e gli operatori non entrano mai in contatto con il prodotto verniciante, quindi anche per un discorso di sicurezza siamo molto tutelati. La calotta viene pulita dalle operatrici, quindi viene passata con un panno antistatico per rimuovere eventuali pulviscoli o comunque impurità, quindi entra nella fase di spruzzatura. Dopo la spruzzatura c'è un periodo di circa 3 minuti durante il quale la vernice si distende in modo omogeneo sulla calotta, quindi entra nel forno e completa l'asciugatura. Al termine della cottura la calotta è manipolabile ed è quindi pronta per le successive lavorazioni. L'applicazione delle decal è la fase più manuale dell'intero processo produttivo. La buona riuscita del prodotto dipende esclusivamente dalla capacità dell'operatore. Consideriamo che ogni anno circa il 70% della gamma viene rivisto completamente, quindi ogni stagione il personale deve essere addestrato con i nuovi prodotti e ci si impiega parecchio tempo prima che lo stesso raggiunga un livello qualitativo e quantitativo soddisfacente. La stesura della decal avviene manualmente. A seconda della difficoltà del prodotto possiamo avere dei caschi che richiedono dai 5 ai 15-20 minuti per ogni applicazione. La verniciatura UV è la fase finale del processo di decorazione della calotta. In questo reparto confluiscono sia le calotte dall'impianto di verniciatura IR dove diamo le basi, sia le calotte con la decal applicata. La finitura che diamo è un protettivo che può essere lucido, opaco, semilucido o metallizzato a seconda del prodotto che andiamo a realizzare. Dopo un controllo qualitativo le calotte sono pronte per essere mandate direttamente nella linea di assemblaggio.